Mercury Comics. Ciao a tutti, anche se ho continuo ad avere... Adesso è finita. No, c'è una terza. Anche se ho continuo ad avere... Cos'è? Ma è mutato? Che cosa bizzarra. No, non è il mio telefono. Cos'è? Ma è mutato? Che cosa bizzarra. No, non è il mio telefono. Abbiamo un attimo di fantasmi che girano nell'etere qua. Curioso. Finito? Finito. Abbiamo... C'è stato un attimo di interruzione. No, continuo. Riprendiamo. Ah. Lei chi è? Ma non è che stiamo prendendo anche quell'audio lì? Così, sì, eh? Lei è in diretta. Lo so, però signor mi sto Landoliere. Sentendo, come dire, un po'... Quello non prende il microfono, però, credo. No, no, quello ce l'ha il microfono. Come? Ah, sì? Sì, che ce l'ha. Si scoprono un sacco di cose stasera. No, perché sento un audio molto spaziale oggi. Comunque, siamo qui a parlare di fumetti, signori. Fate finta di niente. Qui non è un canale tecnologia, non è un troubleshooting dell'indiano. No, non siamo ancora lì. Magari un giorno, ma adesso no. Allora... oggi si parla di, ovviamente, fumetti, se ci sono, si parla di fumetti, e sarà una serata un po' particolare, perché sarà il Salda Press Day, signori, perché parleremo di tanti fumetti della Salda Press. E cominciamo col primo, si chiama Murder Falcon, lo vedete qua sul nostro tavolo, guardate, tutto il suo splendore, Murder Falcon. Allora, Murder Falcon è Ultimate Edition, perché... comprende tutte. Quindi vuol dire che è una riedizione? Sì, perché ovviamente sotto. Questo fumetto è uscito in varie versioni, anche a pezzetti. Qui c'è tutto, anche speciali c'è di tutto qua dentro. Allora, chi si approccia a questo fumetto, la prima cosa che noterà dalla copertina stessa è che qua si parla di rock. Rock anche bello pesante, metal. Più heavy. Heavy metal. Sì. Ok. In realtà, andando avanti, uno dice, beh, rock, ma si pestano come dei fabbri, e con non altri rocchettari, ma con dei, proprio dei mostri che arrivano da un luogo non ben definito. La storia in brevissimo, giusto per non spoilerare l'impossibile, anche se qualcosa ve lo devo spoilerare, perché sennò non si capisce quanto è particolare questo fumetto. C'è un chitarrista di una banda heavy, ha lasciato la banda per un motivo che poi andremo a vedere, gli arriva questo qui, questa specie di pollo? Sì. Un pollo molto cresciuto e molto molto nerboruto, okay. Con un braccio bionico che gli dice, tu hai la capacità di, ecco che adesso va a favore di camera, lui il pollo, tu hai la capacità di darmi forza, e se tu mi dai forza io picchio quei mostri che stanno venendo a, okay, mangiucchiare gli umani, non proprio mangiucchiano, i pensieri negativi degli umani rendendoli un po' degli automi. Quindi un lavoro qualunque. Ah sì, ok. Allora, vista così, adesso ve lo apro, quindi abbiamo fatto un sacco di prove per far sì che rimanesse a favore di camera e il nostro tecnico non ci mandasse a quel paese. Voilà! Praticamente l'abbiamo incollato sul tavolo. Sì, infatti dobbiamo cambiare. Qua vedete che c'è già un simpatico mostriciattolo, perché tutto, questa prima pagina, tutto comincia da questi mostri che sono assolutamente refrattari a qualunque arma. Gli spari ma non gli fai nulla, ma proprio nulla, 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 nulla. Solo questi esseri che sono arrivati da un'altra dimensione riescono a picchiarli, ma come, a pugni proprio. Se le danno di santa ragione. Quindi un giorno così si sono materializzati in mezzo. Esattamente. E il nostro amico conosce Jake, il protagonista, conosce il suo, diciamo, compagno di viaggio proprio quando sta per venire mangiato da uno di questi mostri. Che se allarghi un po' il campo, lo vediamo anche l'altra pagina. Grazie, il nostro Mushi regista sta facendo cose mirabolanti in questo momento, perfetto. Eccolo lì. Questo qui è il mostriciattolo che se lo vuole mangiare, per intenderci. Là. Fa anche un bellissimo... L'inizio quindi comunque scoppiettante. L'inizio scoppiettante, sì, si parte a bomba.
vi faccio vedere qualche altra pagina ulteriore. Vedete che ci sono anche delle splash page molto belle, eh? Il disegno è notevolissimo, notevolissimo proprio. È firmato da un disegnatore, diciamo, particolare, rinomato, che allora, vogliamo menzionare, o è sì. Un gruppo magari? No, c'è lui, Daniel Warren Johnson, che ha scritto la storia, Max Spicer l'ha illustrata e colorata. Tutto in questo fumetto fa pensare che sia un divertimento, cioè tu lo leggi e ti diverti a vedere azione, gente che spinge. Insomma, è il classico fumetto di azione, avventura. Sì, sì. Sapete come va a finire, ok? Sì, è con toni molto epici, girato sull'heavy metal. In realtà non è solo quello. Questo fumetto è molto particolare perché riesce a delineare molto bene tutti i personaggi che ci sono, quindi Jake, Jonah, Anna, e il pollo, e anche il pollo, ma il pollo già meno, perché ognuno di loro, ognuno di questi quattro, cioè di questi tre più altri che vedrete nel fumetto, vengono evocati dallo strumento giusto, nel senso che ognuno di loro, di questi tre che vedete qui, il bassista, il batterista e il chitarrista, è andato, ha fatto una sua piccola, diciamo, cerca epica per trovare lo strumento che avrebbe potuto evocare uno tipo il pollo, per intenderci. Uno evocherà un mammut, un altro evocherà un ent, e questi avatar, chiamiamoli così, si andranno a scontrare con i nemici che arrivano sulla Terra. In realtà non ci sono solo loro. Loro sono un gruppo che... una band, potremmo dire. Una band, sì, una band che prima si era sciolta, si riuniscono per... Ma sono proprio loro che prima erano una band e poi si sono sciolti e tornano insieme? Sì, okay, sì, erano loro. Okay. Prima erano una band per un motivo legato a Jake. Jake... Vi devo fare lo spoiler perché se no non si capisce una volta. Tappatevi l'orecchio se pensate di comprarlo. Jake ha avuto una malattia molto brutta e per questa malattia si è distaccato da tutti e ha chiuso con la band. Questo ha avuto un effetto ovviamente su tutta la band. La band non è sopravvissuta al fatto che lui se ne andasse. E quindi in questo volume si approfondisce anche il tema di cosa succede quando qualcuno si ammala. Non è necessariamente solo un divertimento sfrenato, va a toccare delle corde molto particolari. Perché? Perché lui si è ammalato e ha avuto un determinato comportamento che ha fatto sì che lui decidesse di autoesiliarsi e quindi di andare via. Quindi nel fumetto, oltre all'epicità della battaglia contro il bene, contro il male, eccetera, c'è anche la battaglia di Jake e degli altri di ricostituire un gruppo. Che non è banale, perché l'elemento che ha distrutto il gruppo è un elemento che ancora oggi esiste, non è finita. Quindi ci sono diversi livelli di lettura di questo fumetto. Il fumetto è veramente bello, a me è piaciuto tantissimo, è vasto, mi pare, adesso andiamo a vedere se me lo sono segnato, sì, sono 221 pagine. Sì, quindi comunque, tra l'altro, visto da qua direi anche un cartonato ben fatto. Bellissimo cartonato. Della Salda Press, dicevamo. Salda Press. Quanto viene? 24,90, quindi 25 euro viene il volume. In linea, tutto sommato. Sì, in linea, assolutamente in linea. Che dire, andatelo a vedere in libreria, pesa, eh? È denso sia come contenuti... che come proprio peso del volume stesso. Però una domanda importante, ma quindi comunque c'è anche da menare? Oh, c'è molto da menare, okay, tantissimo. La cosa importante è che ci sia da menare. È quello che è particolare di questo fumetto, che soddisfa più o meno tutti. Soddisfa quello che vuole vedere un fumetto di menare, soddisfa quello che è sfegatato di rock, e qua ce n'è tantissimo. Quindi riferimenti. Sì, riferimenti, canzoni, c'è di tutto quello dentro. Quindi lo giriamo poi al nostro tecnico. Sì, al nostro tecnico, niente, Alberga, che è amante del Levi. Oppure può piacere anche a chi vuole una storia più intimista, perché c'è anche questo, più profonda nella caratterizzazione dei personaggi. Ci sono dei personaggi qui, quelli che vedete qui sono i protagonisti. In realtà ne manca una che si incontra poi a metà volume, ma ci sono tantissimi altri, diciamo, musicisti che riescono a evocare avatar.
E in giro per il mondo, soprattutto in Giappone, ce n'è un bel tot. Sì, stavo pensando, questo è veramente JoJo. JoJo Heavy Metal, ok, va bene, me l'hai venduto, ci siamo. Sì, JoJo Heavy Metal ci sta, come per gli amanti del manga, questa potrebbe essere la trasposizione più vicina a JoJo. Quindi ci sono davvero tanti livelli di lettura di questo volume, che si presenta come appunto un divertismato, o comunque una cosa cacciarona. Non è solo cacciarona, è particolare. Va bene, quindi Omnibus, una shoppata e via su Amazon, sul sito della Salda Press, della vostra fumetteria, dove vi pare, dove piace, vi pare. Lo rubate alla libreria di Langoliere anche. Tutto, sappiamo dov'è, quindi. Infatti quindi Murder Falcon, Salda Press, Unlimited Edition, che di altro dire? Pigliatevelo. Che possiamo dire che siamo al Cascino Rocca Franca. Giusto. Che siamo, come dire, qui sempre a Mercury Comics, che ci sarà un altro slot, credo, a breve. Altri due slot. Quindi, allora, oggi proprio... E che se ci state vedendo oggi siamo su Twitch, ovviamente, e poi se invece ci vedrete su YouTube, è perché trasmettiamo anche su YouTube, ma se andate su YouTube, voi pigiate su quella maledetta campanellina, così magari vi avvisiamo quando vengono messe altre puntate e vi potete andare a vedere tutte le puntate che abbiamo fatto, gli speciali, quelli da Lucca, tutto. Un è paio tutto anche di interviste, vuol dire, volanti, fatte negli ultimi paio di mesi, che prima o poi arriveranno. Sì. E quindi grazie a Mushi che segue la parte tecnica, grazie a Capomuta che segue la parte social, e quindi ciao! Ciao!